con mister Marco Masi. Mister, la Pianese vince e convince, una vittoria meritata nello scontro diretto contro il Lecco, una Pianese da applausi. Sì, oggi abbiamo fatto una partita importante, abbiamo vinto uno scontro diretto, credo una partita ampiamente meritata, risultato mai messo in discussione, perché la squadra è stata oggi veramente brava e quindi dobbiamo fissarla questa prova nella nostra mente, capire perché abbiamo vinto questa partita. Noi sappiamo fare determinate cose, oggi le abbiamo fatte, alcune volte abbiamo avuto paura a farle, oggi invece i ragazzi sono stati splendidi sotto tutti i punti di vista. Sono contento per tutti, ma anche per Rinaldini, perché per un attaccante fare gol è importante, quindi deve prendere anche lui più fiducia nella categoria. Ma io credo che noi abbiamo una rosa dove tutti avranno poi i loro spazi. Bisogna avere pazienza, bisogna lavorare e sapere innanzitutto tutti quanti che il campionato è difficile, impegnativo e bisogna prepararci ogni domenica a una battaglia. Viste 3 milioni in campo, anche Carannante alla seconda da titolare, alla seconda apparizione, due parole sul centrocampista? Ha fatto ampiamente il suo dovere, ha fatto una partita ordinata come gli era stato chiesto, ma credo che poi tutti abbiano fatto una partita, una prestazione importante oggi. Mister, domani riposo, si riparte poi con la sfida di sabato contro la capolista Monza, si ricarica le pile, che partita ci aspetta, che settimana ci aspetta? Una settimana di lavoro, senza pensare a tante cose, bisogna fissarci sempre di partita in partita. Io sono convinto che venivamo fuori da 3 partite non fortunatissime, perché forse qualcosina in più meritavamo, 2 le abbiamo perse per rigore e 1 diciamo che non c'era assolutamente, oggi abbiamo riavuto un rigore contro e quindi bisogna anche pensare che domenica è una partita altamente difficile, forse impossibile, però partiamo sempre da 0-0, quindi guarderemo. Con Damiano Rinaldini, mattatore dell'incontro con una doppietta. Damiano, ripartiamo dai 2 gol, che emozione è stata, considerato che erano i primi gol tra i professionisti? Ah, certo, l'emozione è stata grande, i primi gol, come hai detto, nei professionisti, è normale che sia emozionante. E soprattutto se poi portano a una vittoria importante come quella di oggi, che era una partita fondamentale per tutte e due le squadre. Siamo stati molto bravi a tenere il risultato e quindi bene così. Senti, una partita dominata dal primo all'ultimo momento, è stato importante tornare alla vittoria, ci puoi descrivere le tue 2 reti? La prima mi ha dato una grande palla a Luca tra la linea difensiva loro e mi sono ritrovato da solo davanti al portiere, l'ho stoppata e sono riuscito a trovare l'angolo lontano. La seconda, un'azione di contropiede dove ho puntato il centrale loro, sono stato fortunato anche su una deviazione e la palla è entrata. Senti, dedichi a qualcuno questi 2 gol? Ma no, sinceramente no, la dedico alla squadra, che siamo tanti ragazzi, quindi come me ci vuole pazienza e sono stato bravo a sfruttare la chiamata del mister, come facciamo d'altronde tutti, e quindi bene così, c'è bisogno di tutti quest'anno ed è giusto farsi trovare pronti. Senti, la Pianese veniva da un periodo non fortunato, la prestazione c'era sempre stata, i punti però non erano arrivati, cos'è scattato oggi? Sì, infatti, detto bene, le partite, pur essendo andato male gli ultimi risultati, erano sempre equilibrate e oggi forse abbiamo ritrovato un po' quel piglio di giocare la palla, soprattutto tra le linee, come siamo stati bravi anche l'anno scorso, come siamo stati bravi all'inizio dell'anno, che forse nelle ultime partite avevamo un po' perso e oggi siamo stati bravi soprattutto con questo. Senti, per concludere, te sei stato artefice della storica vittoria dello scorso campionato, solo 7 calciatori tra cui te sono stati riconfermati, che squadra si è formato, l'ambiente all'interno dello spogliatoio?
Sì, certo, siamo rimasti in 7, quindi la squadra è cambiata tanto, è normale che ci vuole il tempo, sia per il mister, per insomma, tornare a giocare, a esprimere il gioco dell'anno scorso. È chiaro che ci vuole tempo, ci sono tanti giovani, comunque come stiamo facendo vedere ci stiamo immedesimando bene nel campionato. Il gruppo è un gruppo sano, ci divertiamo, stiamo bene, lavoriamo bene e quindi i risultati si vedono.